Salve ragazzi, qui è Sandro94. Anche per il fatto che ho superato le 100 iscrizioni, che sì, su YouTube non è che siano tutto sto gran numero in confronto a quelli super mega ultra popolari che hanno 30.000 e passa iscrizioni o 1.000.000 e passa iscrizioni, però se uno ci pensa 100 iscrizioni, 100 persone sono tante, non sono poche, sono tante. Vabbè. E poi motivo primario è molte persone avevano un po' di problemi con Arma 2 e più che altro impostazioni per far partire Arma 2, i settaggi, lag e cose di questo genere. Allora noi faremo una bella cosa: andremo a mettere a posto Arma 2 e le impostazioni, quindi andate su, per esempio, si partono con queste impostazioni di base su documenti. Nella cartella dell'arma 2 ci sono due file di configurazione CFG di arma 2, quello arma 2 operation hardware e arma 2 normale. Uno le apre entrambi, e verso il basso, sì, per esempio in operation hardware ha la 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì. Alla, non mi ricordo come si dice, alla 11 righe sopra la fine, GPU max frame ahead e GPU detected frame ahead, non mi ricordo come si chiama, che dovrebbe essere il primo 10.000 in tutte e due e l'altro 8 se non sbaglio, forse 3, tutte e due settate lì con 1, sia su Arma 2 Operation Hardware sia su Arma 2. Su Arma 2 è molto più piccolo il file, e ci sarà una descrizione, fate copia e incolla semplicemente. Poi nella shortcut che avete sul desktop oppure su Steam, che ora non è aperto, mi dispiace, non ve lo posso far vedere, si facciano partire. Su DayZ Commander, Six Launcher, dovete cercare, per esempio su DayZ Commander in alto a destra ci sta il tasto settings, vi si apre un nuovo pannello e qui metterete tutti i comandi di lancio di Arma 2, che ora vi farò vedere. Sì, pubblicità. Mentre su Steam, tasto destro, su Operation Hardware, proprietà, impostazioni, avvio, e li copiate tutti qua. Quindi chiediamo Steam, se no mi arrivano 100.000 messaggi. Blocco note, e quindi questo va al diavolo. Per esempio, allora prendo la linea di collegamento di della shortcut e ci saranno, ne sarà composto in due modi: uno dal percorso dove si trova l'applicazione, classica shortcut. Collegamento, perché la sto chiamando shortcut? Non lo so. Quindi C, Program File, Steam Common, Arma 2 Operation Hardware, Arma 2 OA.exe. Il resto sono i vari comandi che deve avere alla partenza. Per far capire a Windows che è un comando bisogna mettere un trattino davanti, e dopo il trattino ci stanno i vari comandi. Per esempio trattini, CPU count numero 4, CPU count, come potete capire, quante CPU sarà, quindi se è un dual core saranno 2, se è un quad core sono 4 in questo caso, un hexa core sono 6 e così via. Andate a vedere su internet e cercate le informazioni su quanti core avete se non lo sapete. Extra thread, a seconda del processore che avete, se è un dual core, un quad core o un hexa core, oppure un processore, un dual core quad come il mio, ci saranno determinati thread. E io in questo caso, su questo processore che è l'Intel Core Duo Quad Q6600, sì, ho 4 thread, mentre su un quad core normale ce ne sarebbero 8, su un hexa core ce ne sono 8, un dual core ce ne sono 4.
Extra Thread, come potete capire sono i thread in più. Arma 2 ne usa uno di base, quindi ce ne ho 3 libere. Allora gli devo dire che ce ne ho altri 3 da dover usare. Se avete un quad core da 8 thread, allora gli dovete mettere 7. Le impostazioni di thread sono 0, 1, 3, 5, 7. 0 però praticamente non è che vi funzionerà bene l'arma, non è consigliato. Quindi o mettete il numero di thread che mancano all'appello, oppure più basso. Quindi se avete 8 thread al posto di mettere 7 potete anche mettere 5, 3 o 1, ma vi andrà più lento. Malloc System, Malloc System è un sistema automatico di Windows di allocazione della memoria che devo usare per Arma 2. Voi mettetecelo, serve soltanto a velocizzarlo e a mantenerlo in memoria senza dover ricaricarlo se avete una RAM lenta tipo la mia DDR2 a 333 MHz. Poi World Empty. World Empty è una impostazione che quando caricate Arma 2 avete presente il menu che avete in background. Ci sta a seconda di qual è, o un paesaggio, o una nave, o... e World Empty vi mette l'oceano vuoto. Poi High, la priorità che ha sul task manager, quindi al posto di fare Ctrl-Shift-Esc e andare sul processo di Arma 2, fare da lato destro il passo priorità, mettete alto. Mettendo High ve lo mette in automatico. Poi No Splash toglie il logo di caricamento di Arma 2 e quindi velocizza il caricamento e basta. Facciamo non salvare, facciamo una prova molto veloce. Odix riaperto, così si può vedere a tempo reale gli FPS a cui gira. Sto partendo? No, perché se non faccio doppio click non parte. Che cretino. E io vi dico, c'è questa, il mio PC ha una GPU più potente rispetto alla CPU. Se uno mette impostazioni alte fa lavorare più la GPU e meno la CPU, e mentre se uno mette le impostazioni basse fa lavorare più la CPU e meno la GPU. Visto che c'è molta differenza di potenza tra GPU e CPU mie, allora metto una grafica un po' più elevata, così che la CPU sia più libera, anche se per caso se voglio registrare. Per esempio questo è il World Empty che vi dicevo, crea soltanto un infinito mare. Le impostazioni per la mia GTX 550 Ti, visibilità io vi consiglio di metterla a 1000 se siete ragazzi e giocate online. Cioè persone giocano principalmente online, visto che tutti quanti i server sono quasi tutti sono a visibilità fino a 1000 di caricamento, e poi se ce l'avete oltre non serve a niente. Livello qualità, ce l'ho alto, vabbè, quello si mette in automatico. La risoluzione, io la risoluzione ce l'ho a 1600x900, perché visto che registro in 720, allora 1600x900 c'è una dimensione di interfaccia, è tutto più visibile e mi va un po' più leggero anche il PC. Dettaglio texture io lo posso mettere a normale, alto, come dettaglio terreni. Cambia di forse un FPS, dipende dalle situazioni, però non si sa mai, potrebbe esserci qualche situazione dove sarebbe, che ancora non ho sperimentato, che cadrebbe ancora di più, e allora lo lascio sempre normale entrambi. Memoria video dovete mettere predefinito e non cambiare le impostazioni, perché sennò vi usa meno RAM, cioè meno memoria dedicata del video. E mentre se mettete predefinito usa tutta la memoria video che è disponibile. Filtro anisotropico, io ce l'ho sul basso perché ho notato che mettendolo un pochino, vabbè che ci perdo un po' di FPS, però ho più possibilità di notare i nemici.
cioè si notano meglio nel paesaggio. Quindi un pochino ce l'ho messo. Anti-aliasing disattivato, ATOC. ATOC è una cosa più secondaria. Non ha un dettaglio, un'azione effettiva. Cambia soltanto un pochino, pochissimo l'aspetto dell'erba e degli alberi. Più che altro in via software e non in via grafica. Io lo tengo disattivato per renderlo più leggero possibile. Qui sul lato centrale è tutto normale, tranne PPAA che è disattivato. Qualità gamma potete metterla molto alto, vi perdete circa un FPS alla fine, e quando state in situazioni buie non ci sono tutte quelle macchie chiazzate del buio che si creano, e non so perché non è... Ecco. Ma che... Vabbè. Infatti post processing usa un po' di CPU, e quindi io per sicurezza lo tengo disattivato. Dimensione di interfaccia piccola. Panoramica la metto a 16 decimi al posto di 16 noni, come sarebbe la risoluzione, perché va bene, ci vedrei più lateralmente, però l'interfaccia diventa tutta appiccicata, brutta, non si riesce a leggere bene, quindi la metto a 16 decimi, così è tutto più carino. Vertical sync dovete lasciarlo disattivato a meno che non avete un cristo di computer, e quindi andrebbe a 100 e passa fps. Andiamo a vedere un po' come si comporta. Missioni, ci sono tre missioni benchmark, quindi per vedere un po' a quanti fps vi vanno. Due di Arma 2 e una di Operation Harvard. Quella di Arma 2 è la numero 2, è molto pesante. Io con queste configurazioni qua, quando giocherei normalmente tra i 30 e i 40 fps, questa qua mi va a 9-10 fps, quindi non oso immaginare cosa sarebbe stato prima. In ogni caso, facciamo partire la prima benchmark. Avete visto i settaggi principali, gli altri settaggi, ok, quasi tutto. Come stavo dicendo, il logo principale, vedete tutto quanto all'immagine. Quello che vai a eliminare più che altro il no splash è l'interfaccia di questa immagine, quindi quando vi apparirà qualcosa scritto non è che vi apparirà al centro di regola, ma in alto a sinistra. Sono cose soltanto per velocizzare il caricamento, niente di più. Quindi se volete giocare a DayZ per esempio, è comodo, così che vi carichi molto più velocemente. Cioè, molto no, però più velocemente sì. Altre cose non mi pare che ce ne siano. Vedete gli FPS in alto a sinistra, sì. State guardando in Full HD in schermo intero, così vedete bene gli FPS in alto a sinistra. Questo benchmark non crea tantissime unità, però un bel po', e che si sparano a vicenda con un po' di veicoli, quindi abbastanza pesantuccia come situazione. Prova benissimo, 31, 32, 33 fps, quindi è perfetta veramente.
Average FPS forti qua. Quindi 41 vanno benissimo. E fatelo questo test perché è semplice, veloce, vedrete a quanto vi va. Se avete un Cristo di computer, vi consiglio lo stesso di mettere queste impostazioni qua, perché a parte così andrete ancora più veloci in FPS. Però per evitare eventuali problemi che ci si potrebbero presentare in futuro, qualunque cosa. Se questo video vi è piaciuto, ma soprattutto vi è stato utile, condividetelo e lasciate un mi piace. Ciao ragazzi, da Sandros94.